Una svolta epocale, per certi versi, potremmo anche definirla così. Quest'anno, per la fiera di San Carlo che prende il via il 1° novembre a Casalmaggiore, la sagra del Cotechino del Blisgoni, il tortello di zucca a Casalasco, trasloca e si terrà nei locali esterni, ma sempre sotto tenso struttura appositamente montata, dell'oratorio Maffei di Casalmaggiore. Da tempo immemore, praticamente da sempre, la sagra si teneva nel cortile dell'ex Turati, che però in queste settimane è oggetto di lavori di riqualificazione in vista dell'allestimento dei nuovi uffici ASL vicini a Piazza Garibaldi. In questo senso la Proloco ha colto la palla al balzo valutando varie possibili zone in cui ospitare la sagra culinaria, che quest'anno vedrà come chef Luca Bosoni, altra new entry, e optando poi per l'oratorio di Piazza Marini. Lo facciamo per due motivi, ha spiegato Marco Vallari, presidente della Proloco Casalese. Da un lato abbiamo la comodità logistica del parcheggio, dato che l'oratorio mette a disposizione, come sempre, il campo da calcio in quei giorni con diversi posti auto ricavati. Dall'altro riusciamo a rendere un po' più centrale, anche mediante una nuova disposizione degli stand, una zona della fiera, quella artigianale, e che alle origini di questa festa era il vero traino, solitamente più periferica rispetto alla piazza. Possiamo dire allora che la fiera di San Carlo quest'anno avrà due cuori, uno in piazza Garibaldi e uno in piazza Marini, e anche due stomaci, già che ci siamo. Il grazie sentito è andato al parroco Don Claudio Rubagotti, che già aveva dimostrato di gradire la sagra l'anno scorso. E alla fine se ne andrà a mangiare alla sagra del Cotechino, dove sarete i nostri ospiti. Wow! E che ha consentito ad ospitare nel cortile esterno dell'oratorio la sagra Mangiareccia, ma che ha ancora qualche problema con la pronuncia del tortello di zucca Casalasco. E Bislang, Blisgong, appunto, Bisché, Bliss gone. Sì, esatto. Dopo qualche tentativo la risposta corretta arriva. Intanto dal parroco l'invito a soddisfare la fame, ma anche con una iniziativa collaterale pensata dalla parrocchia a coltivare lo spirito. Quindi invito tutti a mangiare i casalaschi, ma anche tutti quelli che vengono dall'esterno. Il cotechino, i famosi bislong. Bliss gone. Beh, questa roba qua, insomma, eccetera. I tortelli, i tortellini e roba del genere. E qui all'oratorio Maffei, e poi logicamente tutta la festa in piazza. Tra l'altro, amo anche ricordare che la commissione evangelizzazione del Consiglio Pastorale impianterà anche una piccola tenda proprio all'esterno, quindi all'esterno del Duomo, in cui ci saranno momenti di adorazione, di preghiera. A presto.